buonasera a tutti eh, condividete la live eh, condividetela in tutti i social dove potete perché stasera stasera potete tartassarmi di domande di tutti i tipi cioè, principalmente riguardo pianeti meteoriti diciamo argomenti più geologico planetari di cui sono, sono più esperto eh, però potete Chiedermi più o meno qualsiasi cosa su, sull'universo, se riesco a rispondere, vi rispondo. Eh, allora, alcuni di voi stanno chiedendo, avranno un po' di confusione, sì, stasera doveva esserci eh, Costanza Polastri, dovevamo parlare di, della filosofia dell'universo, domande sull'esistenza dell'universo. Dell Purtroppo eh, eh, questa live verrà rimandata, non sappiamo che, quando, eh, però continuate a seguirci perché cercheremo di rifarla in futuro. Eh, però questa non sarà diciamo, una serata meno interessante perché eh, sicuramente ecco, già, già mi avete fatto tante domande in passato nelle altre live alcune non sono riuscito a rispondere eh, eh, perché non le ho, ho viste alcune le ho viste dopo la live eh, altre ho risposto più o meno brevemente però stasera posso andare un po più nel dettaglio eh, se avete domande strane Bizzarre che mi vengono in mente sui pianeti, sugli esopianeti, sui meteoriti, sono qui per voi. Allora, innanzitutto ecco apro un attimo la questione riguardo ai no, meteoriti. Ecco, I meteoriti, come ben sapete, sono oggetti extraterrestri, sono materiali solidi eh, che provengono dallo spazio che possono cadere sulla Terra, possono cadere sulla Terra. Eh, quando attraversano l'atmosfera terrestre sono chiamati meteoroidi, solamente se arrivano sulla superficie terrestre vengono chiamati meteoriti. C'è un problema in questa denominazione perché tante volte nei film si sente quando si, delle navicelle spaziali si sente ah, "meteorite in arrivo". Invece no. Eh, quello è un meteoroide quando è ancora nello spazio, un meteorite quando arriva sulla superficie. Se trovate un meteorite, eh, potete tranquillamente scrivermi ah, all'email che, che ora vi scrivo qui in chat eh, ecco l'email eh, se trovate un meteorite eh, se trovate un meteorite eh, potrebbe essere davvero vero è una cosa rara però potrebbe succedere eh, se succede è bene che lo diciate a, a diciamo chi si occupa di queste cose eh, a livello accademico a livello di ricerca perché un meteorite potrebbe avere le risposte alle domande che ancora ci stiamo ponendo sul sistema solare e eh, anche oltre nell'universo buonasera a tutti eh, vedo che mi state, state salutando tutti arrivati ora eh, dove ok maria carla malavista argomento di stasera stasera è eh, è, una, è un argomento aperto potete farmi domande sui pianeti sugli esopianeti, sui meteoriti ecco, la parte diciamo un po' geologica del cosmo però se vi vengono in mente altre domande potete farmele tranquillamente ehm, per chi non lo sapeste io sono, sono un geologo planetario eh, sono un vulcanologo anche eh, sono specializzato in queste due cose in passato mi sono occupato di Marte eh, di vulcani terrestri di vulcani extraterrestri mi sto occupando di Mercurio e ho partecipato anche, ho collaborato con uh, missioni spaziali, anche con la NASA, e, e ho fatto, diciamo, diverse, diverse cose nell'ambito della geologia planetaria. E quindi, ecco, soprattutto se avete domande su Marte, ecco, <ride> tranquillamente fatemele nei commenti. È il, è il vostro momento questo, perché tante volte, come vi ho detto... Non ho tempo di rispondere a tutti i commenti. Allora, Sara Novembrini fa la prima domanda. Cosa sono gli esopianeti? Allora, gli esopianeti, eh, questa è la cosa più semplice, una delle cose più semplici a cui rispondere nelle domande astronomiche, perché sono semplicemente pianeti o terrestri o gassosi che si trovano fuori dal Sistema Solare. Quindi vengono chiamati esopianeti, pianeti che si trovano fuori dal Sistema Solare. Però qua sorge, sorge un'altra domanda no? che, che io mi chiedo spesso, ho fatto anche un video a proposito sul mio canale eh, tempo fa riguardo la definizione stessa di pianeta, cioè la Terra non è un esopianeta perché è nel sistema solare, giusto? Però se un giorno la Terra viene espulsa dal sistema solare, come la chiamiamo? Esopianeta? Ecco, queste sono, sono cose un po' ambigue, ecco. secondo me la definizio definizione di pianeta dovrebbe essere un po' cambiata, rivista, ecco, in chiave moderna. Simona Zazza, ciao! <ride> ciao Simone, dove lavori? Io ora, in questo momento, sto lavorando all'Università di Pavia, sono un postdoc, un ricercatore postdoc, mi sto occupando di Mercurio, della missione su Mercurio di Bepi Colombo, eh, anali di analizzare quindi la geochimica della superficie di Mercurio, eh, utilizzando dei meteoriti che pensiamo siano simili in composizione a quel, alla superficie di Mercurio, ecco. eh, in modo tale che se capisco eh, com'è la chimica della superficie di Mercurio possiamo calibrare meglio uno strumento a bordo della missione. Così quando questa missione arriva vicino a Mercurio possiamo fare delle analisi più dettagliate. Eh, allora, Giacomo Tic. Un meteorite può far sbandare un'auto? O erano troppe birre e gillemo? <ride> eh, allora, che, che domanda è questa? Allora, sì, in realtà sì, può, può far sbandare un'auto, perché se ti cade un meteorite... Cioè, per esempio, l'evento di celia in Russia, eh, quello è stato molto vicino, ma non solo il meteorite, anche l'onda di shock che può causare il meteorite. Quella è pericolosa, quasi quanto il meteorite stesso. Ci sono stati tantissimi feriti durante l'evento di Celia Bisc nel 2013, e per finestre, finestre rotte, cose come questa. Sì, Un meteorite ti può cadere, può cadere vicino alla tua auto, può far sbandare l'auto, può succedere di tutto, secondo anche di quanto è grande. Eh, ho fatto un video su, eh, sul mio canale sempre sul rischio da impatto nei giorni scorsi. Io vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale. Ecco, eh, vi ho mandato il link. Iscrivetevi perché c'è un video strambo ogni settimana riguardo il cosmo, riguardo i pianeti, queste cose. Allora, oh mamma mia, quante domande! Allora, vi siete iniziando a <ride> allora. Eh... Claudia Aureli, Mercurio, questo sconosciuto mi sai dire qualcosa di curioso? Spero di sapertelo, di potertelo dire tra qualche mese eh, o anno, a seconda di quello che scoprirò in futuro. Ecco. <ride> Visto che ora sono parte del team della missione eh, di Bepi Colombo, mi farebbe piacere eh, scoprire qualcosa di nuovo. Allora, a ci sì, sarà la possibilità di mandare uomini su Marte? Se sì, sì, quanto potrebbe starci? Quanto potrebbero starci gli uomini su Marte? Allora, la possibilità c'è di andare su Marte, possiamo andare su Marte anche domani. Il problema è sopravvivere su Marte. Perché, appunto, rispondendo alla seconda parte della domanda, noi su Marte. Eh, dovremmo sopravvivere qualche anno prima di tornare sulla Terra per forza di cose perché noi partiamo verso Marte quando l'orbita marziana è vicina a quella terrestre e dobbiamo ripartire da Marte in modo tale da a, arrivare mh, sulla Terra il più velocemente possibile. Quindi lo, quando l'orbita è di nuovo vicina a quella terrestre, quindi il problema è sopravvivere su Marte. Eh, come ce stiamo chiedendo in questi anni? Stiamo facendo tanta ricerca scientifica su questo anche ma solo a livello tecnologico, anche psicologico, eh, sono tante variabili da tenere in considerazione, eh, però la possibilità di andarci c'è, quello sì. Se avete visto The Martian, è un film molto, molto, scientificamente molto accurato. Allora, Matteo Manca. <ride> Matteo Manca non manca mai con le nomadi. Come mai non è possibile trovare regolite nella superficie terrestre? Mm. Allora, questa è una domanda che non è una domanda. Perché la regolite è qualcosa che eh, indica un qualcosa di planetario. Ecco. la regolite esiste solo. Eh, è, è, diciamo, il suolo eh, che si trova sui pianeti, su Marte, su, anche sulle lune, sulla Luna, su Mercurio. È, è, è una specie di suolo senza componente organica. Ecco. possiamo definirlo così, la regolite ed è formato da tanti frammenti di ejecta, quindi eh, pezzi di roccia egettati eh, da impatti di meteoriti sulle superfici planetarie. Eh, quindi sulla Terra non potreste mai trovare regolite in tal senso come, come denominazione, eh, però è possibile trovare regolite lunare sulla Terra, o marziano, in forma di meteoriti. In forma di meteoriti, perché quando un grosso asteroide impatta su Marte o sulla Luna, questi frammenti vengono buttati nello spazio e poi possono cadere sulla Terra come meteoriti. Oltretutto, abbiamo regolite lunare sulla Terra perché è stato preso dalle missioni Apollo, e... Emanuele Belotti. Che effetti gravitazionali ha il Sole su Mercurio? Praticamente eh, gli fa fare una è praticamente non totalmente bloccato a livello mareale Mercurio col Sole cioè non ha proprio sempre una faccia rivolta verso il Sole una rivolta verso il buio però quasi, è in una rotazione 2-3 diciamo non so andare più nello specifico in questo però sì, una specie di eh, blocco mareale ce l'ha col Sole <ride> Rossella Capaciocchi quanti esopianeti sono stati individuati? Il numero preciso non lo so, però migliaia, migliaia, e tutti veramente uno diverso dall'altro. E infatti, quest'anno, se avete seguito, ho fatto una serie, una mini serie di cinque episodi sulla geologia degli esopianeti. Già, già solamente esplorando cinque esopianeti abbiamo visto cose bizzarre. E vi spoilerò che il prossimo anno ci sarà la seconda serie, quindi seguitela: la geologia degli esopianeti e andremo su mondi ancora più bizzarri. Mm, allora Giada Selvatico a che velocità vanno i meteoriti? dipende da, da tante cose eh, la velocità media la mm, velocità media eh, mi sembra sia sui 70 km al secondo sì Dipende pure quando attraversi l'atmosfera, il rallentamento che hai, eccetera. eccetera. E poi sempre parliamo di meteoroidi o meteore. Meteoriti è solo quando arriva a terra, ecco si chiama meteoriti. Silvia Giorgi, Nicola, quando vediamo una meteora dai colori che sprigiona nel suo passaggio nell'atmosfera, si può capire la composizione, giusto? In caso di colorazione bluastra, sì, allora eh, ad esempio, se è verde equivale al magnesio. Eh, c'è una mezzorite con tanto magnesio eh, il colore bluastro mi sembra sia ferro non sono sicuro però di questo però sì eh, ci sono pure delle immagini online che fanno vedere proprio eh, le colorazioni eh, vediamo un attimo se la trovo eh. ah ecco vi condivido un attimo questa immagine, così potete vederlo anche voi. Vabbè, senza che ve la condivido, ecco, posso rispondere. Ecco, avevo ragione, il verde il verdastro eh, è uguale al magnesio, poi ecco, per rispondere alla domanda, il blu è calcio, ecco, non è ferro. Il giallo è ferro, eh, l'azoto è rosso e l'arancione è il sodio. Quindi, quando vedete una scia, la colorazione equivale proprio all'elemento che è più presente in quella, in quella roccia. E... Allora, c è, c è... mi fa una domanda interessante. E... Dove è finita? Aspetta. Okay, ah. Giacqueline Di Mattia, da quando esiste la Bandiera di Marte? Come è stata ideata? Allora, per chi non lo sapesse, la Bandiera di Marte è una bandiera eh, che ha come la bandiera italiana a tre strisce e ha i seguenti colori, cioè partendo da, eh, da sinistra verso destra, è rosso, verde e blu. Allora, perché? Allora, è stata ideata in questo modo. Eh, non, non sono sicuro, però credo che sia nata nella fantascienza questa cosa eh, pro, eh, perché è, è equivale ai libri, tre libri di Marte: Marte rosso, Marte eh, blu, Marte verde, Marte verde e Marte blu, eh, che sono tre libri che narrano la terraformazione di Marte ecco. eh, perché passando dal rosso Marte desertico a um, a Marte Verde, tipo in cui poi ci sono gli alberi, c'è la vegetazione. A Marte blu in cui poi c'è anche l'acqua. Eh, diciamo c'è un'evoluzione del paesaggio su Marte, una terraformazione. Per questo la bandiera di Marte è così. Sì, questa cosa della bandiera di Marte non la sanno tutti, però, esiste. Esiste la bandiera marziana, allora. Mm. Rino di Gennaro si parla insistentemente di esopianeti che hanno condizioni simili alla Terra. Quanto di tutto questo è vero, eh, no, allora è vero, è vero secondo i dati che abbiamo rilevato finora. Ovviamente non abbiamo mai visto un esopianeta nemmeno in un un'immagine. Eh, però, eh, anche analizzando la chimica delle loro atmosfere, possiamo intuire che possono essere eh, abitabili. Alcuni di questi anche super abitabili. Ecco. Alcuni esopianeti, una ventina circa, hanno condizioni ancora più abitabili di quelle della Terra. Eh, però non, cioè, non, 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 non avendo mai eh, realizzato una missione per andare proprio lì su un esopianeta, non, non possiamo ovviamente. Saperlo con precisione al 100%, però, sì, ce ne sono stati rilevati tanti. Abitabili eh, non significa che, se noi andiamo là, possiamo sopravvivere in quell'esopianeta, ma significa che una forma di vita può sopravvivere sull'esopianeta, come ad esempio un estremofilo, un microorganismo che resist resiste ad alte pressioni e ad alte temperature, eh, come i tardigradi, ad esempio. Quindi abitabile significa che la vita, come la conosciamo noi, Può sopravvivere su un esopianeta come la conosciamo noi perché la vita potrebbe anche esistere in forme esotiche che non conosciamo ad esempio vita basata sul metano questa, questa è teorizzata ed è fattibile ecco, nell'universo ad esempio sul titano nel sistema solare possiamo pensare a una vita basata su, sul metano sul titano Antonella Speranza, scusate la mia ignoranza, no? tranquilla che questa è una domanda molto interessante che non sanno tutti. Come distingo un meteorite da un sasso se ne dovesse trovare uno? Allora, un meteorite è un sasso. Eh? <ride> tu dici come distinguerlo da una roccia terrestre, cioè come distingue una roccia extraterrestre da una terrestre? La primissima cosa è la grossa diffusione che ha un meteorite. Ecco, se, se io trovo questa... Questa è una roccia molto spigolosa, è una roccia terrestre, e non ha una crosta di fusione, cioè non è nera, perché non è passata nell'atmosfera, quindi ha subito ablazione, alte temperature, eccetera, eccetera. Tra l'altro non ha una forma aerodinamica questa cosa. Invece un meteorite avrà forma aerodinamica, perché è passato dentro l'atmosfera. questa è una roccia terrestre, un meteorite non sarà mai così, cioè sarà tipo ammorbidito dal passaggio nell'atmosfera. C'è cioè una forma, diciamo, che assomiglia a qualcosa di fuso Poi, se lo tagli, se ne tagli un pezzo e vedi che l'interno è diverso dall'esterno, cioè che l'interno magari trovi dei cristalli che all'esterno non trovi, e ecco, poi quello è un grande indizio che potrebbe essere extraterrestre. Ovviamente la risposta finale ce l'hai solo con l'analisi chimica. Ecco, una cosa importante, se mi inviate foto, perché a me mi arrivano foto di meteoriti ogni settimana, di gente che pensa che ha trovato meteoriti, però... Si dimenticano di fare sempre la cosa più importante, non dovete inviarmi la foto del campione così. Cioè, io do, do una foto così, non riesco a dirvi tanto. Cioè, voi dovete inviarmi, dovete rompermi un frammento e inviarmi la foto dell'interno del, del, del frammento di roccia. Perché così facendo posso capire se quella fuori è una, è una crosta di fusione e se l'interno è mineralizzato rispetto all'esterno, che è importantissima questa cosa. Eh, tra l'altro, eh, scrivetemi anche se avete già fatto test del magnetismo. Ecco, magari Alcuni meteoriti possono essere fortemente magnetici e eh, potete verificarlo con un magnete, un calamita eh, Ecco, queste sono le due cose più importanti da legarmi in un'email se pensate di aver trovato un meteorite. Eh, mol molti purtroppo non lo fanno. Cioè, molti non mi inviano nemmeno una descrizione, mi inviano solo una foto, non so cosa dire. Eh... Maria Calla malavista ricordo anche tu le mani tra i capelli come Pasquale sì, sì. Una, una, una fissazione quante volte mi piace mettermi proprio così Andrea Serafini buongiorno a tutti in Italia è un buon posto dove trovare meteoriti e come fare a riconoscerli nei musei in Italia purtroppo non ci sono eh se avete seguito la live dell'altra sc volta scorsa con Luigi Folco ehm, abbiamo parlato di meteoriti che è facile trovarli nei deserti caldi nei deserti freddi come l'Antartide eh, in Italia non abbiamo luoghi con condizioni ideali per la ricerca di meteoriti purtroppo non mi sarei fiondato ogni, ogni weekend guarda veramente vorrei trovare un nuovo meteorite eh, mi piacerebbe tantissimo magari uno strano per scoprire sempre più cose sul sistema solare e voi potrete contribuire a questo, ecco perché vi dico, se trovate dei sassi strani, delle rocce strane, fatemelo sapere. Hmm. Questa è una domanda bizzarra. Sabrina Comandini, la Terra può essere stessa lei, stato meteorite, trovandosi invischiata dall'orbita del Sistema Solare, diventata poi abitabile? E la Terra... Praticamente ogni corpo, quando si è formato all'inizio del sistema solare, orbitava attorno alla protostella. Quindi in quel momento era, aveva la composizione, pensiamo noi, di un meteorite, di un meteorite comune, perché non era ancora un corpo differenziato, quindi geologicamente evoluto. Poi che succede? Poi la Terra, diciamo, eh, mol molti di questi materiali che hanno composto la Terra non, avevano, non hanno più la composizione eh, meteoritica originaria, perché c'è stato un processo di differenziazione, la Terra è diventata un, un pal una palla di magma, quindi eh, gli elementi più pesanti sono sprofondati al centro, creando il nucleo di ferro ferronicle della Terra, e gli elementi più leggeri hanno formato la crosta e l'atmosfera. Quindi poi la Terra si è differenziata, e non ha più la composizione di un meteorite, ecco. però è nato tutto da lì, quindi non è una domanda stupida questa. Linda, Michelotti, ma quanto siamo lontani dai film visti finora? E quali film? Cioè, allora, ad esempio, se parliamo di The Martian o Contact, sono per me i migliori film a livello scientifico mai realizzati, veramente a livello di verosimiglianza eh, scientifica sono imbattibili. E gli altri film, vabbè, sono, sono fatti in modo tale da... Uh, Diciamo, far, far risaltare molto alcuni effetti che in realtà non sono veri, ad esempio interstellar, e io ho capito che lo sceneggiatore voleva far provare un certo livello di emozione verso la parte finale, però non si può davvero andare dentro un buco nero, dai. Cioè, io, io mi sono messo le mani tra i capelli cioè, in quel momento, cioè, no, no. Cioè, se, se fino a quel momento il film ci stava, ci, si reggeva bene a livello sempre abbastanza fantascientifico però credibile quando tu vai a, mi porti il protagonista dentro il buco nero la credibilità crolla tutta completamente perché un film cioè la sceneggiatura di un film deve essere prima di tutto credibile eh, non nel senso tipo che non ci possono essere cose fantastiche però all'interno di queste cose fantastiche ci cioè, deve essere un grado di credibilità eh, non è che in un film sui draghi che sputano fuoco, mi va bene che tu crei un universo dove ci sono draghi che sputano fuoco, ma se il protagonista a un certo punto passa attraverso le pareti senza nessun motivo, cioè quello, quello non ha nessun senso, è quello che succede in Interstellare, quando va nel buco nero il protagonista. Comunque, eh, se eh, eh, seguite il canale, io ho in mente di fare eh, poi in futuro recensioni proprio scientifiche dei film. I prossimi film che usciranno, eh, vi condivido il link se, e, e iscrivetevi al canale perché c'è anche un nuovo video ogni settimana riguardo le scienze astronomiche. Allora, Sabrina Comandini, quanti esopianeti si vedono con il telescopio? Nessuno, <ride> se parli di telescopi normali, cioè, servono telescopi eh, ass assolutamente all'avanguardia, cioè, non sono ovviamente... Non um, mm, mm, sono, diciamo, collegati al budget che può avere un astronomo ama amatoriale, eh, però ecco, puoi vedere, eh, sì, puoi farlo con alcuni telescopi amatoriali, eh, però sempre di spenderci tanto, ecco, devi tanto. Puoi, puoi fare col metodo dei transiti potresti eh, trovare un esopianeta. Ecco, alcuni astronomi ama amatoriali sono riusciti a trovare nuovi esopianeti. Eh, quanti esoperi si possono vedere dipende quanto riesci a scoprire però è il estremamente raro allora andiamo avanti se non rispondo ad alcune domande è perché non so rispondervi non è che vado avanti perché ho qualcosa contro di voi cioè, cioè. allora Lucia Belluscio, Gian Nicola, che differenza c'è tra meteora e meteorite? Grazie. L'ho detto prima, praticamente meteora è, è un, una, un oggetto roccioso che passa attraverso l'atmosfera terrestre, si illumina, fa quel, Diciamo per il processo di ablazione fa quella scia luminosa. Se questo corpo arriva sulla Terra si chiama meteorite, solo in quel momento. Contate che la maggior parte delle scie luminose che vedete non raggiungono la superficie terrestre. E vengono completamente erosi. Allora, allora Carmela Zannella, perché stasera la Luna è così grande? Questo potete chiederlo a Pasquale dopo perché vi anticipo che appena finisce questa live tra circa mezz'ora. Ecco, salete in live con uh, osservare la Luna con Pasquale. Quindi rimanete sintetizzati eh, perché non, portiamo, non possiamo perdercela super luna questa sera ma noi la bevi l'acqua, le meteorite sono radioattive? mi sembrerà incredibile, ma questa è la domanda che mi fanno sempre. <ride> che la gente, probabilmente la gente è spaventata dal fatto di toccare materiali extraterrestri. No, non sono radioattive, cioè, a meno che non è una meteorite composta tutta da uranio, no. Eh, perché dovrebbero esserlo poi, ecco. Sicuramente, eh, eh, allora, gli elementi radioattivi come l'uranio, sono presenti un po' dappertutto eh, nelle rocce, però in quantità, in parti per miliardo, sono quantità veramente, veramente piccole. Eh, qualcosa di veramente radioattivo la trovate solamente a Chernobyl, cioè, o in, in zone di disastri nucleari, o, o minerali, ecco, sono miner minerali estremamente radioattivi. Però no, i meteoriti tranquillamente potete toccarli, potete leccarli anche, ecco, come fanno i geocidi. Eh, no, dei meteoriti non si leggono. Eh, allora, grazie per le stelle. Grazie a tutti per le stelle, ragazzi, eh, state facendo domande anche molto interessanti. Mi piace davvero rispondere, eh, allora. Sabrina Comandini. Qual è il suprente più vicino? Alfa Centauri B. Eh, scusa, Proxima Centauri B che si trova nel, nel sistema Alfa Centauri che dista 4.4 anni luce da noi, quindi è più vicino più vicino tra virgolette però ci sarebbe una missione che, eh, una missione diciamo proposta che potrebbe mandare una microsonda eh, verso questo eh, sistema planetario vicino e scattare forse la prima foto di un esopianeta. Non ricordo il nome ora. Eh, eh no, ora non mi viene. Non mi viene ora. Allora, Linda Migalotti, ma secondo te esiste altra vita oltre la nostra? Assolutamente sì, però non abbiamo nessuna prova, e nessuna evidenza per dire scientificamente che esiste. Che l'universo è troppo grande per... Eh, perché la vita esista solo qua, ecco. Però ovviamente non sto parlando di vita intelligente come la nostra, ma anche microbi, ecco. sto parlando anche di quello. Soprattutto di quello. Mm. Salvo mon Moncada, esistono intelligenze planetarie? Che significa questa domanda? Cioè, vuoi dire se esiste altra vita intelligente? Eh, la stessa, la stessa risposta di prima ti posso dare. Ecco. Eh, sicuramente c'è. È, è probabile, però non, non abbiamo ancora nessuna evidenza. Però è molto meno probabile della vita microbica. Vita intelligente significa che tu devi avere, prima di tutto, la formazione di un nuovo DNA su un altro esopianeta, poi devi avere formazione di oh, organismi pluricellulari, Poi devi avere, sempre basandoci sulla vita come la conosciamo. Poi deve avere una sorta di evoluzione che porta ad avere un una sorta di intelligenza, una coscienza molto molto complicato questo poi c'è la solita domanda il prodotto di fermici perché eh, cioè se la vita esiste nell'universo dove sono tutti eh, ecco la mia personale risposta a questa domanda è secondo me l'universo è ancora troppo giovane e ci sono se ci sono ci sono ancora pochissime civiltà sparse un po' qua un po' là nelle galassie quindi è molto improbabile che comunichino tra loro però ci sono tante possibili risposte a questo paradosso. Allora. Hm. Leopoldo Sell, qual è il tema specifico di stasera? Non esiste. Fare domande su pianeti e meteoriti. Allora. Ignazio Avulso, sono mai state ritrovate meteoriti di sicura provenienza dal sistema solare esterno? Sistema solare esterno? Cioè, intendi dopo l'orbita di Plutone? No, 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 no mai nessuno. Se, se invece intendi da un, un altro sistema planetario, eh, quindi meteoriti extrasolari, no, non è mai stata rinvenuta nessuna meteorite extrasolare. Però, eh, ricordatevi che abbiamo visto. O no, Mua se l'ho pronunciato bene, eh, che è quell'asteroide, eh, diciamo, di forma particolare che è entrato nel sistema solare da un, in un sistema interstellare. Eh, quindi, vedendo questa cosa, ecco, sappiamo che è possibile che un meteorite extrasolare possa in qualche modo eh, cadere sulla Terra. Trovarne uno sarebbe. Spaventosamente fantastico. Perché avresti in mano un frammento di un esopianeta, ecco, che magari come, come civiltà non riusciremo mai, uh, non solo ad andarci, ma nemmeno a vedere come è fatto. Quindi avere in mano un pezzo di un esopianeta sarebbe qualcosa di straordinario, veramente. Sarebbe forse la cosa più preziosa esistente al mondo. Ecco. Mm. Eh, Antonio Speranza, Contact è stupendo, io vi invito ad andare a vederlo se non l'avete visto, perché soprattutto se amate l'astrobiologia e la civiltà intelligente dell'universo, è un film spaventosamente bello, veramente fatto bene. Giacomo Ticchi, i meteoriti possono contenere anche metalli preziosi come oro, platino o altri? Allora, come ho detto nella domanda di prima... Riguardo se il meteorite è radioattivo o no, eh, oltre ad avere sempre elementi radio radioattivi come ogni altra roccia in parti per miliardo, anche metalli preziosi come oro, platino, cioè questi elementi possono essere presenti nei meteoriti, anzi quasi sempre, ma stiamo parlando sempre di parti per miliardo, quindi assolutamente non economicamente eh, importanti. Cioè, veramente a, a livello di atomi, ecco, presente in tracce una quantità di oro. Assolutamente. Ma anche nel magma. Cioè, il, il magma, alla fine, è un miscuglio di tutti, di un, tanti atomi diversi, ecco, tra cui eh, sono più di silice, più atomi di silice di magnesio, di ferro, di alluminio rispetto, ovviamente, all'uranio, all'oro. Però questi ele elementi sono, esistono in tracce sempre. Quindi, quando il magma cristallizza e forma le rocce, dentro la roccia abbiamo sempre eh, tracce di oro, di uranio, però stiamo parlando veramente di, di atomi più che, che minerali. Ecco. Linda, Michelotti, è vero che la Terra è nata grazie ai vulcani. Ehm. Non proprio, perché alla fine la Terra è nata perché tanto materiale si è unito eh, per gravità nello spazio, si è, mh, è cresciuto in, un, in uno stesso corpo planetario. Poi la Terra all'inizio era una palla di magma, per via di questo calore di accrezione e degli elementi radioattivi rilasciati dall'interno. Poi questo oceano di magma si è cristallizzato, quindi si è solidificato col tempo, quindi formando una crosta solida quindi eh, i, vul i vulcani cioè, diciamo, parlando di vulcani come delle forme più piccole diciamo, eh, sono nati dopo questa, questa solidificazione dell'oceano di magma iniziale sulla Terra ecco, questo è interessante Sabrina Comandini quale meteorite è stato il più ricco di informazioni o il più lontano? grazie per la risposta della, della Terra Eh eh, eh. secondo me se rispondo a questa domanda qualcuno mi lincia, qualche ricercatore magari che dice no, il mio meteorite è più importante. In realtà eh, questa, domanda, questa domanda è un po' strana, però eh, perché ci sono stati tanti meteoriti utili a livello di informazioni sul sistema solare, però se c'è stato qualcosa non di meteorite, qualcosa di extraterrestre che ci ha dato informazioni veramente veramente cruciali sulla formazione dei pianeti della Terra e della Luna è stata la Genesis Rock, una roccia presa in una delle missioni Apollo che è riportata poi sulla Terra, è analizzata, ha dato informazioni proprio sull'origine della Luna dal, dal grande impatto con la Terra e da lì poi una serie di tante tante informazioni veramente rilevanti, ma ecco. ce ne sono tanti meteoriti <ride> importanti. Ehm... Madonna, quante domande, ragazzi! Cioè, <ride> devo, devo per forza fare poi in futuro un'altra live per rispondere a questa, ehm... Christian Pedrocchi. Portare materiale lunare o marziano comunque sulla Terra dalle varie missioni spaziali. C'è il rischio che ipotetiche forme di vita batterica possano interagire e diffondere sulla terra. Sai come avete trattato il materiale? Una arrivato qui, allora. Sì, il rischio c'è. Infatti ci sono dei protocolli di, di difesa planetaria in caso di infezione da organismi alieni. Eh, e sono dei protocolli da seguire ogni volta che eh, viene riportato eh, materiale dalla Luna o da Marte sulla Terra. Eh, specialmente finché non siamo sicuri che su quel corpo c'è o no vita. Ma questo protocollo esiste anche al contrario. Quando noi andiamo su Marte... Dobbiamo stare attenti a non infettare Marte con forme di vita terrestri. Cioè, immaginate un giorno di trovare la vita su Marte, no? tutti belli contenti, eh, bello. Poi, poi, magari analizziamo il DNA di quella forma di vita e vediamo che è uguale a un organismo terrestre. Poi, poi capiamo: ah, no, aspetta, siamo stati noi a contaminare Marte, te sbaglio. Quindi capite perché bisogna fare attenzione. Siamo si proprio protocolli di eh, protezione planetaria questi. Ehm. Allora. Nico Nicola Caceruli, come fa la vita a, a spostarsi con i meteoriti se quando entrano in, in atmosfera raggiungono temperature di migliaia di gradi? Nessuno ha mai detto che la vita si sposta con i meteoriti, ma i, tar i, tar i tardigradi sembrano essere abbastanza forti da resistere a un viaggio nello spazio sui meteoriti. Ecco. Eh, ultimamente in questi giorni è stata, fatta, è stata pubblicata una ricerca in cui sono stati sparati dei tardigradi con la pistola per vedere se sopravvivono per poi ad impatti, eh, impatti di meteoriti eh, sulla Terra, quindi se possono viaggiare tra i pianeti così eh, sono sopravvissuti allo sparo con la pistola i tardigradi so, sono veramente dei superman quei, quei microorganismi allora Giuseppina Labbate, domanda semifilosofica. L'universo è finito o infinito? Possiamo dire che esistono i confini dell'universo? Allora, eh, di questa cosa spero ne parleremo in una prossima live in futuro con, eh, eh, con l'ospite che doveva essere stasera qua, sfortunatamente eh, non è potuta esserci, eh, però la mia personale domanda su questo, la, la risposta scusa su questo. È che qualcosa di infinito, ecco, a livello materiale, a livello fisico, non può realmente esistere, perché eh, noi sappiamo che l'universo è nato eh, da praticamente da, da un Big Bang, quindi è eh, qualcosa che si è espanso molto velocemente. Ecco, tutto esisteva prima in un singolo punto. Quindi, se quel pic piccolo punto era tutto. Come fa a esserci un tutto più un altro tutto infinito? Cioè, Quindi sappiamo, secondo me, si sa per certo che, che l'universo è finito, è solamente che si sta espandendo ora. E, cioè, per me l'infinito è qualcosa che esiste solo come concetto mentale, non nel mondo fisico. Però, c'è molta confusione in questo. Anche nei libri di testo, vedo parlare tante volte di universo infinito, ma non ha. Per me non ha alcun senso questa cosa. Andrea Serafini, il meteorite più importante che è stato scoperto sulla Terra è LH84001. Un meteorite marziano che ha fatto parlare molto di sé perché si pensava che poteva, eh, si era scoperta vita fossile dentro quel meteorite proveniente da Marte. Eh, poi invece si è rivelato essere tutt'altro, però ha fatto molto parlare. Allora, eh. Rocco Polistena tu Nico. Ti senti un pianeta o un meteorite? Ah, non saprei <ride> a livello di pianeta. Um, ormai avendo studiato Marte tutti questi anni potrei sentire un marziano con pianeta Marte. <ride> allora, mm -hmm. Maria Zanne, perché un meteorite non arriva mai al momento del bisogno sulla testa di qualcuno? Non, non scherzateci troppo su questa cosa, perché è successo almeno un caso in cui una persona è morta proprio perché un meteorite è stato colpito da un meteorite. Eh, e se pensate che la possibilità è una su 200 milioni circa, è abbastanza inquietante questo. Eh, pensate che una volta io stesso, eh, due anni fa. E per poco non sono stato colpito da un fulmine, eh, ero proprio, proprio a un metro di distanza è caduto il fulmine. Per fortuna, ero vicino a un palo di ferro. e Il fulmine ha preso il palo. Ecco, non non ha preso me. Però eh, sti cavoli! C'è la, la probabilità fino a un certo punto, cioè, bisogna fare attenzione a queste cose. Rossella Cavaciocchi. I meteoriti che precipitano sulla Terra da quale zona del sistema solare provengono? Specialmente dalla fascia di asteroidi. Tutti i meteoriti comuni provengono dalla fascia di asteroidi principale tra Marte e Giove. I meteoriti rari provengono dalla Luna, da Marte o dall'asteroide Vesta. Non ci sono altri meteoriti oltre, oltre questi, ecco, riguardo di provenienza, il luogo di provenienza almeno sono stati scoperti finora sulla Terra. Eh. Fatti, Domenica, ma anche qui la vita intelligente è rara. Oddio. Allora. Anna Fanesi, eh, differenza tra conditi carbonacei e altri campioni di meteorite? Allora, praticamente i conditi carbonacei hanno più, eh, più eh, diciamo, abbondanza in calcio diciamo, delle, delle, degli altri meteoriti. Sono più rare, principalmente questa è la differenza. Mm. Giacomo Guglielmi, qual è la teoria più seguita riguardo a come finirà l'universo? Eh, sono di quelle che conosco io principalmente due teorie, una è la morte termica, quindi l'universo continuerà ad espandersi fino a che la materia stessa eh, si disgrega eh, e poi, niente, poi rimane il buio infinito, cioè, diciamo, perché non esisterà più niente di, di materiale nell'universo poi l'altra è il big crunch, a un certo punto l'universo inizierà a contrarsi e quindi si avrà un nuovo big bang però io preferisco la prima ecco ho fatto anche un video nel mio canale a proposito eh, eh, sul, sul futuro del, del, dell'universo ecco, si basa proprio su quello che sappiamo finora della, della fisica delle particelle mm. Allora, vado un po' veloce. Che ora siamo quasi alla fine della live. Rimanete sintonizzati, perché c'è la super luna. Tra poco allora. Allora, Gnef, qual è la percentuale approssimativa di meteore che arrivano al suolo? Eh, in quanto tempo? In un anno arrivano tonnellate, tonnellate di materiale extraterrestre sulla Terra. La maggior parte purtroppo, basta guardare una cartina geografica, ci si rende conto, cadono negli oceani, cadono nei mari. Eh, molti di questi si vede la scia ma non arrivano al suolo perché sono troppo piccoli una minima percentuale arriva al suolo ma cade sempre in mare e un'altra minima percentuale arriva sulla terraferma ma in luoghi eh, non abitati la, ragazzi la maggior parte della superficie terrestre non è abitata cioè non c'è nessuno mm. E solo qualcuno può cadere vicino a luoghi abitati ed è estremamente raro un meteorite che ti cade proprio davanti eh? quello, quello è proprio mh, ultra raro però cadono tonnellate di materiale extraterrestre sulla Terra ogni anno Perché noi siamo, siamo un puntino che vaga nel cosmo e si prende tutta la spazzatura spaziale che arriva ogni tanto come avete visto l'altro giorno possono cadere anche pezzi di hardware spaziale eh, quindi come razzi dismessi oppure satelliti ecco quello non è diciamo tanto eh, calcolabile come quantità che arriva eh. lo Alosi sì. c'è uno è che bisogna contattare quello si pensa di aver trovato un meteorite e lo si volesse anal fare analizzare su istituti di ricerca specifici guarda puoi contattare benissimo me prima di tutto e poi eh, eh, se, se io ti posso già dare qualche indicazione preliminare ti posso dire guarda questa roccia è interessante vai a farla vedere all'università un all'università più vicina a te eccetera eccetera eh, oppure ti posso dire subito guarda che questa non è meteorite quindi lascia perdere eh, quindi ecco, io vi rilascio la mia mail perché non c'era prima. Se trovate un meteorite, ricordate però di fare le foto della sua parte interna e non solo la foto del campione esterno, perché è lì che si vede veramente eh, se può essere eh, qualcosa di extraterrestre o no. Però sì, eh, in caso poi. Eh, Pensaste sia un meteorite, solamente l'analisi chimica alla fine può dirvi se, se o no, quindi alla fine, sempre dovete portarlo in un'università. Un se avete trovato poi un meteorite davvero, anche a livello di analisi chimica, cosa succede? Succede che il pezzo è comunque vostro, non mi verrà rubato, però eh, eh, un frammento deve essere inviato alla Meteoritical Society che è l'organo internazionale che si occupa di questo, per classificare questo meteorite. Gli verrà dato un nome, un codice e, e verrà messo a disposizione per i ricercatori che lo studieranno, scopriranno nuove cose sul nostro sistema solare. Quindi è veramente importante. Sì, Maria Zan. Eh, Giove fa come da calamita per i meteoriti perché è molto grande per gravità e ci salva tante volte Giove. Giove e, diciamo è un salvatore per la Terra perché ci salva da tanti meteoriti che potrebbero colpire la Terra e, e quindi provocare disastri ecco, perché, perché Giove è così grande da eh, attrarli tutti a sé quando passano vicino a lui. Altra domanda interessante. Monica Trevisani: l'aumento di massa della Terra a causa delle meteorite è significativa nell'arco di un'era geologica. Ecco, questo si chiama in, ge in geologia planetaria. Si chiama eh, accrezione tardiva, C'è un'accrezione che avviene tardi nell'evoluzione di un pianeta. Perché giustamente ogni volta che un meteorite arriva sulla Terra, stai aggiungendo massa alla Terra. Eh, però questa massa è trascurabile. Ecco, è veramente trascurabile, non è mai stata calcolata, diciamo. Um, a livello di studi, di ricerca ecco com com come potrebbe gonfiarsi la terra secondo il materiale metodico in arrivo però sì, sicuramente un piccolo contributo in più c'è eh. Sara Pedonzani cosa ha dato il via al Big Bang? <ride> sperate che risponda a questa domanda guarda, c'è cioè, ottengo il Nobel stasera stessa. Ovviamente non lo sappiamo ancora. Eh... Pasquale Ferro, buonasera. Bucchineri, con la loro attività di concentrazione della materia potrebbero innescare un nuovo Big Bang? Assolutamente no. Eh... Allora. Sabrina Comandini, quanti meteori hai dato il nome tuo eh, a nessuno? Perché tutti quelli che ho studiato erano meteoriti già accertati, già classificati dalla Meteoritical Society. Se io trovassi un nuovo meteorite posso indicare un mio nome preferenziale che potrebbe essere scelto, eh, però se tutti quelli che ho studiato erano già classificati. Maria Zanna. Eh, allora, il meteorite che ha mandato in estinzione i dinosauri ha cresciuto la massa terrestre di molto, eh, oppure è stato un evento trascurabile anche in quel caso, è stato trascurabile anche in quel caso, perché eh, la, cioè, la massa della Terra è veramente molto molto grande rispetto a questo materiale che arriva. Voi ricordate che qualunque cosa sulla Terra, anche questa roccia che ho in mano ora, nel futuro, nel futuro remoto della Terra, diventerà magma di nuovo. Perché le placche si muovono sulla Terra, poi sprofondano una sotto l'altra, fanno fusione nel mantello, eccetera, eccetera. Quindi, la, tutta la massa che era sulla Terra va di nuovo a fusione. Eh, non è che resta, comunque sempre sulla crosta, però, sì, la massa si accresce in qualche modo quando, quando cadono i meteoriti. Anna Fanesi, ho letto che sei stato il primo a fare studi di ricerca sui meteoriti di Marte, sei stato pubblicato su Meteoritical Society eh, e Geologi, Affinché si studi la temperatura di Marte. Sì, allora non sono stato il primo a studiare i meteoriti marziani. Eh, però sì, ho fatto ultimamente una, ricerca, una scoperta molto interessante. Su, ho scoperto la temperatura interna di Marte analizzando dei cristalli di un meteorite marziano. E secondo il valore di temperatura che ho scoperto Marte potrebbe essere ancora vulcanicamente attivo oggi è veramente emozionante perché vorrei un giorno vedere veramente i vulcani su Marte eruttare ancora quindi sapere che Marte potrebbe essere ancora vivo, geologicamente vivo è molto molto bello allora l'ultima domanda poi vi lascio alla live della Luna con Pasquale Marco Salpieri, quando cadrà sulla Terra un meteorite grande come quello che ha estinto i dinosauri? Sempre, qua non, non posso essere un profeta, però eh, c'è un tempo, diciamo, eh, return in time, c'è un tempo di ritorno per questi grandi eventi di impatto. Ehm, in questo caso, per i grandi impatti di meteoriti come quello che ha estinto i dinosauri, si parla di tempi di ritorno di più di... 200 milioni di anni, ecco, quindi credo che possiamo stare tranquilli. Va bene allora, io eh, vi rilascio per l'ultima volta, ecco qua eh, il link al mio canale YouTube dove potete continuare non solo a seguirmi su, sui video, eh, ma anche a farmi domande. Ecco, se mi fate domande sia sotto i video sia, sia nel canale, io potrei fare proprio un video apposito dove rispondo a tutte le vostre domande, anche quelle che non sono riuscito a rispondere qua purtroppo. Eh, grazie, grazie Marco, eh, grazie Maria Rotare, grazie a tutti, davvero. Eh, ora purtroppo devo la lasciare la, la parola a Pasquale perché eh, c'è una live davvero molto, molto interessante sulla Luna. Eh, perché ab abbiamo la superluna in questi giorni, non possiamo perdercela. Però io vi prometto, visto che veramente siete stati in tanti a fare domande, eh, io vi prometto che farò in futuro un'altra live. Anche magari nell'estate, vediamo. Eh, preparatevi già da ora le domande, sempre sui pianeti, sui meteoriti. Avremo un'altra live molto, molto interessante. Eh, a breve, nelle prossime settimane, porterò anche un nuovo ospite e parleremo di cose. Diamo, arriveremo anche sulla stazione spaziale internazionale. <ride> Va bene, ci vediamo. E andiamo tutti a vedere la Superluna. Ora mi raccomando, cieli sereni eh, perché non possiamo perderci la Superluna stasera. E alla prossima, ragazzi. Rimanete sintonizzati. Che ora c'è Pasquale. Ciao, ciao, non andate a letto. Mi raccomando.